Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, o meglio, come dice l'Accademia della Crusca, non sono governatori ma presidenti di regione, quindi il presidente Fontana racconta la sua verità in consiglio regionale, la sua verità che molto probabilmente è la verità. Che cosa dice l'accusa e che cosa dice il governatore, il presidente, scusate. L'accusa sostanzialmente dice che lui era d'accordo col cognato, la moglie, il governatore gli ha fatti vincere la gara di appalto sperando che non se ne accorgesse nessuno. Poi viene fuori una trasmissione di report e il governatore dice: "Oh mamma, ci hanno scoperto", cambia la fattura, trasformala in donazione e io, dal mio conto in Svizzera, di tasca mia, ti risarcisco del tuo mancato guadagno. Questo vuole ipotizzare l'accusa. La verità di Fontana qual è? Che secondo me è la sua verità che coincide alla verità reale dei fatti. Lui non sa quello che succede nella centrale acquisti della Lombardia. Immaginatevi se il governatore della regione sa quello che succede nella centrale acquisti della regione. Il suo cognato partecipa a questo bando per camici e set, vince una parte di questo bando, comunque è uno dei fornitori, visto che i fornitori sono pochissimi, anche lui fornisce per un contratto di 513.000 euro. Probabilmente non dice nulla a Fontana. Che succede? Che poi viene fuori la trasmissione di report e Fontana dice: "Santo Dio, guarda cosa mi sta combinando mio cognato. Ma caspita, ma non potevate dirmelo? E mia moglie che è dentro al 10% non sa niente, non mi dice niente. Aspetta che lo chiamo, gli dico: guarda, per favore, manda un'email alla regione e digli che la fattura trasformi tutto in donazione." Adesso viene fuori un casino, viene fuori. Dicendogli: guarda, ti do io i soldi che vai a perdere. Quanto perdi? 250.000 euro, perché la gran parte, il 65% delle forniture erano già state inviate, quindi mancava solo le consegne finali. Fontana dice: guarda, ti pago io la perdita, ma per favore trasforma tutto in donazione. E Fontana, dal suo conto in Svizzera assolutamente regolare, che era di sua madre, che quando è morta gli ha lasciato in eredità, dà di tasca sua 250.000 euro per evitare proprio il finimondo, ma il finimondo arriva lo stesso. E anzi, il suo bonifico dalla Svizzera al cognato viene intercettato dall'antiriciclasmo, perché riciclaggio, perché valori così grandi vengono intercettati, vengono passati alla Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza apre le indagini e viene beccato, finimondo, governatore, pagava da un conto svizzero al cognato dei soldi per una truffa. È venuto fuori un casino che realmente è tutto una sorta di equivoco. L'intenzione di Fontana era cercare di evitare lo scandalo per quello che non sapeva e dice: guarda, cambia in donazione, io ti do i soldi perché sennò qui è conflitto di interesse. Poi, e invece tutto è venuto fuori. E credo che questa sia la verità. Ma realmente quello che mi stupisce è che Fontana abbia avuto l'ingenuità di pensare di fare un bonifico dalla Svizzera al conto corrente del cognato e che l'antiriciclaggio non lo intercettasse. Se si è fatto consigliare da un avvocato, dovresti andare da questo avvocato e perlomeno fargli una gridata, perché se qualche avvocato ha detto: no, non si preoccupi, non si, dalla Svizzera, ma va, non si preoccupi, dalla Svizzera all'Italia l'antiriciclaggio, certo, dei soldi così, di un certo consistenti, più che l'antiriciclaggio anche l'antiterrorismo, perché sapete che i soldi che arrivano dall'estero comunque potrebbero finanziare. Quindi la mia domanda: io credo a Fontana, ha cercato cercare di parare il colpo perché si è accorto che il cognato, senza dirgli niente, stava partecipando a un bando. Solo che non mi capacito come abbia potuto avere l'ingenuità
di fare un bonifico di 250.000 euro dalla Svizzera al cognato. No? Il cognato sotto indagine, volete che la Guardia di Finanza non controllava i conti correnti per vedere se c'erano movimenti anomali? Da chi arrivavano i soldi, c'era una sorta di corruzione. Quindi, secondo me, per tappare il buco, Fontana ha creato una voragine. Il problema è che adesso spiegarlo agli inquirenti, che loro hanno tutta un'altra idea di quello che è successo, è difficile, perché gli errori che ha fatto Fontana per tappare il buco, visti da un'altra prospettiva, sembrano proprio la conseguenza matematica di una truffa allo Stato, alle regioni. Quindi Fontana si è cacciato in un guaio che è diventato sempre più grosso per voler tappare il buco. Ma lui dice: io vorrei occuparmi delle cose fatte sull'emergenza sanitaria. Quindi Fontana anticipa i tempi e si presenta nell'aula del Pirellone già lunedì mattina ad attendere l'intervento del Presidente della Regione. In Consiglio ci sono attacchi politici a raffica e anche una mozione di sfiducia, ma lui, che ha già incassato il sostegno incondizionato di tutto il blocco di centrodestra che lo sostiene, punta a diluire la discussione sul caso Camici in un discorso di ampio respiro che ripercorre l'intera stagione della grande emergenza sanitaria. Indovinate qual è il partito che vuole sfiduciare il governatore. Chi sono i giustizialisti, quelli del no a prescindere? Chi sono? Indovinate un po'? Esatto, sono proprio loro, i grillini, grillini, i grillini, ecco, che loro, secondo loro, è già colpevole a priori, senza loro sapere nulla, senza sapere niente di questa cosa qua, forse hanno letto solo i titoli dei giornali, per loro è già colpevole. Come il loro portavoce, l'Emilio Fede di Conte, che è quel direttore di quel giornale, Il Fatto Quotidiano, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Come si chiama quel signore lì? Vabbè, vuoto di memoria, ma non è importante, che titolava le balle, titolava sul giornale di oggi, sul Fatto Quotidiano, le balle di Fontana. Ma come si fa a dire le balle di Fontana quando non lo sa neanche la magistratura quello che è successo, ma il Fatto Quotidiano lo sa e i grillini lo sanno? E beh, loro hanno delle visioni notturne, ci sono delle voci eteree che gli dicono: io ti dico che Fontana è stato un mascalzone, ecco, probabilmente i 5 Stelle e il loro portavoce del Fatto Quotidiano hanno delle visioni notturne. Vedono cose che noi non vediamo, vedono entità che gli indicano la retta via, l'uscita dal tunnel luminoso. Ecco, così l'appuntamento oggi alle 10:30 in regione, dove il governatore, o meglio il presidente di regione, interverrà dopo l'apertura del primo dei 3 giorni di seduta consiliare dedicati all'assestamento del bilancio. Fontana aveva già preparato un discorso nel quale era previsto anche un passaggio sulla vicenda della fornitura a donazione di Camici da parte della Dama, l'azienda che fa capo a suo cognato. Tra ieri e oggi ha ripreso in mano quella parte del lungo intervento per integrarla alla luce delle novità emerse nel versante giudiziario. Quindi, il suo obiettivo è quello di fare una contronarrazione a quel caso che è diventato su tutte le prime pagine dei giornali, ma guarda caso il caso Zingaretti mascherine non ne parla nessuno, il caso Palamara non ne parla nessuno, il caso Berlusconi e la sua condanna probabilmente farlocca non ne parla nessuno, nessun titolo di prima pagina, ma nessun titolo neanche a mezza pagina, qualcosa in fondo, ma che non fa capire neanche il contenuto dell'articolo. Mentre su Fontana c'è notizione in prima pagina, sottonotizia, sottonotizia, cioè praticamente occupa tutta la prima pagina dei giornali il caso Fontana, che poi alla fine è come vi dicevo, Fontana che cerca di tappare il buco e non gli riesce e si allarga ancora di più. E quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito
ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.